è arrivato. Cetario? Cetario, no? Cetario. Sì, sì. Ti ricordi della chiesa? No, vai, lo sapevo. Sta arrivando, C'è qua. Sì, sì. Capito, già, sa Ma sicuro, è un gran piacere con tutte queste belle donne. Cominciamo. Siamo in giro. Grazie. A uno una volta. Siete veramente stupendi, ma grazie. Tanto tanto. Niente fazzoletti, tutto maglioletti, niente fazzoletti. Bello, bravo, 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 ci vuole un altro giro, dai. Io mi ricordo pure di non c'è più, sono sempre nel nostro cuore. Purtroppo in tanti non ci sono più. Però noi dobbiamo goderci di noi stessi, ci dobbiamo godere oggi, ci dobbiamo godere domani, ci dobbiamo godere bene sempre. Io vi ho scritto due righe l'altra volta su un foglietto volante, in questo modo qua. Non mi fate. Stiamo provando! Niente, ecco, vi auguro veramente la salute a tutti quanti voi, a me stesso, come ai nostri figli, a tutte le persone di questo nostro ben amato paese. Il dottore c'è, è qua, è presente, sarà qua, sarà presente, la sua casa è qua, perché io sono un san donatese come voi altri e noi ci si sente sempre là. Quindi grazie di cuore, non mi sono commosso, ogni parola che dico è superflua, magari mi viene tanto, quello che mi mette a parlare più. Quando avrete una però fila di gente a casa vostra, poi rimangerete tutti. Assolutamente, no? Veramente di cuore, va bene così. Dai, va bene. Pensa che è finita. Veramente lo avevo detto Dario, Dario doveva farti mettere la grappa per lui stesso, dai. Sembra bellissimo. Vai. Caro dottore, con queste poche righe tutti noi pazienti vogliamo esprimerle la nostra gratitudine e vogliamo ringraziarla per la sua umanità e la sua grande disponibilità che ha avuto verso di noi in tutti questi anni del suo operato. Sempre presente e pronto nell'aiuto.
Ci avete supportato nei momenti brutti e sopportato in quelli più ridicoli. Siete stato un medico che ci ha seguiti in tutto, che ci ha sempre rassicurati, incoraggiati anche quando a volte il mondo ci è crollato addosso. Questo piccolo gesto che oggi abbiamo organizzato per voi, caro dottore, vuole essere un riconoscimento alla sua carriera, ma in modo più grande all'uomo, al medico e all'amico che con passione e generosità ha cercato di difendere la salute di noi pazienti e non. Voi, dottore, siete stato quell'uomo che ci ha ricevuto nella sua stanza, davanti alla sua scrivania e che ha vissuto con ognuno di noi molte storie di dolore, ma anche di speranza e di gioia. Ci mancherà il suo modo di rapportarsi con noi pazienti, talvolta spiritoso, ma anche duro e giusto. Qualche tempo fa lei disse che ci avrebbe lasciati nel momento in cui avesse trovato un degno sostituto, con quasi le sue stesse caratteristiche. Beh, oggi siamo sicure che ci lascia in buone mani e che il dottore Volpe, che qualcuno di noi ha già avuto il piacere di conoscere, sarà davvero la persona di cui noi abbiamo bisogno. A questo punto, caro dottore, non ci resta che farle giungere i nostri ringraziamenti più sinceri, la nostra stima e il nostro grazie più grande. Giunga a lei la nostra riconoscenza per il bene compiuto in tutti questi anni di lavoro, con l'augurio da parte di tutti noi pazienti di una serena pensione e di meritato congedo lavorativo. Grazie di vero cuore per averci sostenuto in tutti questi anni nel migliore dei modi. E non finisce qui! E non è finita! Niente, allora, per me non siete stati dei nomi, siete stati delle persone, perché pazienti sono degli amici, delle persone care, delle persone, tanti pure compagni di giochi, di infanzia, in questo modo qua, siamo cresciuti un pochino tutti insieme, in fin dei conti, nei momenti di gioia, purtroppo anche nei momenti di dolore che ci hanno avvolto un po' tutti quanti. Però quello che è necessario è sempre guardare, grazie. La vita dal lato positivo. Quello che è necessario è sempre considerare un'unica cosa, che la vita è una cosa meravigliosa. E quindi bisogna viverla bene, bisogna viverla in salute, e quindi anche bisogna rapportarsi sempre con il proprio medico e raccontargli il tutto e di più. Quello deve essere una persona che deve essere presente. E vi dirò, io sarò presente. Grazie per portare un pochino con tristezza. Però sapete, c'è una certa età per cominciare, non ci si fa, no? Ad essere puntuali, ad essere precisi. La testa comincia ad alzare un pochino, sai, quante le faianze. Perché si erano preoccupate quando arrivava difficile. Arrivi. Quando mai? Quando mai? In questo modo qua. E quindi niente, vi voglio bene veramente a tutti. Veramente siete stati... Anche per noi. Solo questo è nulla. Devo dare un bacio pure a Patrizia che ha fatto questo. Dopo permettere il bacio pure alla mamma, al papà. Quelle persone care, a Franco, a tutti quanti. Questi dammeli che li appoggiamo, scusami. Allora, questo è un pensiero da tutti. Tutti quanti. Ma lo so. Tutti da sempre. Tutti due. Aspetta, mi sposto. Ho messo la panna a Marco. Se non vi piace lo potete cambiare. Ci saranno tutti quegli extra sta transalpina qua, fai il numero. La confezione è una
E vabbè, sai, io non è che sono tanto bravo queste cose. Per chi non l'ha visto. Allora, segnerà le mie ore e i giorni che verranno. Non lo metterò per le grandi occasioni, lo metterò per tutti i giorni. Bello. Al nostro grande dottore, con tutta la stima e l'affetto che ci hanno legato per oltre 40 anni, grazie di cuore i suoi pazienti. Non bisogna essere grandi medici, bisogna essere soprattutto di cuore. Grazie. E niente, adesso apriamo la panchina. Un'emozione estrema. Poi voglio bene a Gianluigi in particolare, perché è bravo. Il dottore non consapeva nulla. Sì, sì, è stato curato, solo che aveva un po' di ritardo perché aveva da fare. Quelli di San Zosti, come dicevano, cioè, se non avevi mangiato, quelli di San Donato invece dicono, no? Assettate e mangia! Solo, e dicono anche benvenuto. No? Grazie di cuore. Fate passare, fate passare! Questo per il nostro nuovo dottore. Una prova di abilità. Sì. Una prima prova di abilità. Grazie veramente, non ho parole. Beh, beviamo tutti insieme a loro. Bravo. Tutti insieme a loro. Io già. Ma, oh, andateci piano però, perché io dopo. Io però per il dottore De Rosio, però per me, per noi è tranquillo. Anche perché, per grazia di Dio, veramente Cicillo, veramente. Veramente Cicillo. Poi ci siamo sempre voluti bene. Dottore, ma bevuto poi qualcuno lo vogliamo sobrio. Sono io. Questa sera c'è dentro. La squadra. Ma sai che hanno detto tutte queste belle signore? Ma sai che quel mangiare giuro? Sì, sì! Si scherza.
organizzato. Un applauso a chi ha organizzato. E merita un bacio grande. Grazie. No, no, io no, no, poi dopo. Ma il gruppo è stato lì.